Ciao a tutti ragazzi, oggi mi è arrivata la mia nuova auto brushless. Questa è la mia prima auto brushless e dopo un po' di ricerche ho visto che questo è il miglior rapporto qualità-prezzo che potessi trovare. A 150 euro possiamo avere una FS Racing 5363-1 in scala 1 a 10. Come potete vedere è il pacco più grande che ho mai ricevuto e niente, detto questo andiamo a spacchettarlo e vedere cosa c'è al suo interno. Allora, iniziamo a spacchettarlo, visto che comunque è bello grande. Come avrete potuto notare, ho fatto questa nuova inquadratura perché comunque non riuscivo a spacchettarlo nella stanzetta del computer. Ok, allora spero che il video venga bene e che non lo debba rifare perché abbiamo solo un tentativo. Allora, sono molto emozionato perché il pacco era già in Olanda e quindi ci ha messo 7 giorni. Allora, ho scoperto anche che se l'oggetto è in Europa non si deve pagare la dogana anche con corriere. Cosa che vi ricordo, ho comprato la macchinina su Banggood e la cosa che appunto ho scoperto, che io siccome non è che acquisto tutti i giorni, ho scoperto che appunto acquistando un oggetto in Europa con corriere non si paga la dogana. Oh! Mentre con corriere e fuori dall'Europa si deve comunque essere soggetto alla dogana, quindi dovrete essere fortunati. Eccola qua ragazzi, è enorme sta macchinina. Allora guardate qua. Bambini ragazzi, questo dovrebbe raggiungere 70-80 km. Quello che vi ricordo è che ha un motore brushless, quindi senza spazzole, quindi più potente. Dovrebbe riuscire, da quello che ho visto dai video, anche a camminare sull'acqua. Ovviamente non ci proverò perché non voglio rischiare che rimanga in mezzo. Guardate qua che bestia ragazzi, pesa anche abbastanza. Ok, perfetto, guardate qua, la metto dritta. Ale, fantastica, così facciamo anche uno scatto per la copertina del video. Allora vediamo di vedere leggere qualche caratteristica. Allora, la macchinina è fatta con plastica e metallo, non so se ho letto bene, anche carbonio. Buttiamo via sta roba. Allora, vediamo le caratteristiche tecniche. ESC impermeabile. Adesso le andiamo a leggere perché comunque non me le ricordo le caratteristiche, però dopo aver visto dei video, dopo aver visto comunque altre cose che mi sono piaciute, ho puntato su questa qui perché comunque ho visto altri modelli con motore brushless più o meno con queste caratteristiche. Vabbè, sicuramente avranno qualcosa di più, però si sorpassavano le 300 euro. Allora, leggiamo un po'. Motore brushless 3650 kW 3215, scala 1 a 10, 4WD, quindi 4 ruote motrici. Ok, aspetta che sono uscito dalla schermata. Ok, come potete vedere sono molto esperto. Vi ricordo che questa è la mia prima macchinina brushless. Ecco, su questo modello la prima cosa che vi consiglio è comprare una batteria 3S LiPo, perché qui abbiamo una batteria scarsa che ci permette comunque di raggiungere quei 40 e passa chilometri, mentre con una batteria 3S la prima cosa che infatti andrò a fare è uno speed test, come ho fatto con l'altra macchinina che ho recensito precedentemente. Con la batteria 3S riusciamo ad arrivare anche ad 80 km orari.
Piccolo aggiornamento sulla batteria, infatti durante l'unboxing mi era parso strano di vedere una batteria da 5400, visto che comunque nella descrizione c'era scritto che avremmo dovuto avere una batteria da 1800 mAh NiHM, invece siamo alla presenza di una batteria da 5400 3S LiPo, quindi siamo subito pronti per mandare e spingere al massimo la macchinina. Range, distanza di controllo con radiocomando 300 metri, ESC da 45A, consigliato per un'età maggiore di 8 anni, forse metterei anche di più di 8 anni. Abbiamo una antipolvere, doppia sfera frontale che rende lo sterzo più flessibile, la velocità l'abbiamo già detto, telaio in alluminio, difficile da rompere. Ok, nel manuale automobile, manuale delle istruzioni, batteria NiMH, quindi quella scarsa, telecomando FSGT6. Detto questo, ragazzi, non ci rimane che aprirla e scoprire il suo contenuto. Ok ragazzi, partiamo pure con l'unboxing. Allora, come potete vedere anche dalla GoPro riusciamo a vedere che la scatola è bella grossa. Allora, andiamo a togliere lo scotch. Uno, vediamo qua, no? Ok, qua già possiamo vedere qualche immagine. Abbiamo anche il carrellino dietro per non far alzare la macchinina quando diamo gas, visto che comunque si alza e impenna. Ok, dovremmo esserci. Tiriamo su la scatola, qui vediamo che è waterproof, quindi resistente all'acqua. Se vedete qualche video su YouTube è possibile anche far andare la macchinina nell'acqua. Ok, qui abbiamo tutte ole, mi è cascata. Eccola qui, riusciamo già a intravedere la nostra auto, fantastica, colore giallo nero rosso fuoco, FS Racing. Mettiamola fuori dalla sua scatola senza fare danni, come posso vedere è incastrata proprio bene dalla scatola. Tiriamola su, allè, ok, perfetto, bella pesante. Allora, appoggiamola un attimo qui sul lato, dopo la vediamo con calma andando a togliere le varie protezioni. Ok, l'appoggio qui sul lato, perfetto. Allora, come possiamo vedere qui abbiamo il manuale delle istruzioni, ok, con qualche pezzo di ricambio, vediamo qui se ci sono l'italiano. Abbiamo degli adesivi qua al suo interno, non vedo l'ora di provarla questa macchinina, soprattutto con la batteria 3S. Allora, qui abbiamo degli adesivi, vediamo se il manuale delle istruzioni è in italiano. Allora, ok, no, è in inglese, però poco male perché non dovrebbero esserci cose complicatissime. Qui abbiamo anche tutto il montaggio in caso dovessimo rimontarlo, comunque cambiare un pezzo. Ok, quindi abbiamo tutte le varie fasi di montaggio, tutti i vari componenti e poco più. Ok, perfetto. Eccolo qui quello che vi dicevo, qui abbiamo il pezzo da montare nella parte dietro della macchinina per non farla impennare e quindi cappottare. Molto semplicemente dovremo con delle viti attaccare questo pezzettino che ci permetterà di far stare a terra la macchinina, almeno spero. Ta-da! Eccolo qui, ormai ci siamo. Comunque avete capito che anche il carrello è molto semplice, se ci sono riuscito io molto probabilmente ci riuscirete anche voi, visto che comunque non sono una cima per queste cose. Allora, come potete vedere qua dietro la nostra auto abbiamo il nostro carrello che quando si impennerà noi riusciamo a mantenerla giù. Radiocomando, eccolo qui, perfetto, vediamo se ci sono le pile ma non penso. Allora, qui abbiamo il nostro radiocomando, ok, guardiamolo un po' più da vicino, vediamo i vari trim e varie impostazioni che possiamo impostare da qui. Allora, qui dovremo avere i vari trim. Mi sa che potremo anche girare e invertire i comandi e accensi tasto di accensione. Ok, perfetto. Ok, dopo proveremo con calma tutto. Allora, qui abbiamo il caricabatterie per ricaricare la batteria. Immagino che la batteria sia già caricata, comunque già infilata dentro la macchinina. Ok, perfetto. Vediamo qui le batterie, quante ce ne vogliono, 4 batterie direi AA, ok, che non sono incluse. Perfetto, andiamo a vedere il pezzo grosso di questo unboxing, appoggiamo un attimo qua la scatola,
e andiamo a vedere da vicino questa piccola bestia. Ok, allora andiamo a togliere, guardate che gommoni, adesso ve li faccio vedere appena riesco a togliere il cartone. Allora vediamo uno, aspetta, vediamo se è, allora no, è solo incastrato, magari delle volte ci sono anche dei fili. Ah, ok, niente di che. Guardate qui, in alluminio dovrebbe essere, ok, avevo letto magari carbonio ma invece è in alluminio. Che figata, ragazzi, è una figata assurda. Se ero già contento degli altri modellini che avevo provato, guardate che figata. Allora, componenti secondo me sicuramente di qualità, guardate, la scocca in alluminio, quindi sicuramente sarà già più resistente. Andiamo a vedere un attimo le gomme, gli ammortizzatori, il suo interno, comunque un'occhiata veloce perché comunque mi è appena arrivata oggi. Guardate che gomme enormi, ragazzi, sono, guardate qua, sono dei pneumatici veri, ok, vediamo il cerchione dovrebbe essere in plastica dura, non mi sembra di essere in alluminio o comunque in metallo, e niente, ok, guardate qua che ammortizzatore, non so se si riesce a vedere dalla cam, ok, guardate qui che figata. Allora, molto morbidi. Allora, togliamo la carena, ok. Allora, il motivo per cui ho scelto questa auto è perché comunque, come vi ho già anticipato, il rapporto qualità-prezzo secondo me non c'è di meglio. Poi se ne trovate altri, segnalatemelo pure nei commenti. Batteria da 5400 mAh, non vorrei sbagliarmi, ma nella descrizione non so se era così grossa, ma abbiamo una batteria da 5400 mAh, come potete vedere. Abbiamo qui la ventolina, il motorino brushless qui, che potete vedere, abbiamo il tasto accensione, ammortizzatori veramente enormi e come possiamo vedere la nostra macchinina è veramente possente. Allora, volevo andare a vedere anche dove attaccare il pirullo dietro, ma dovrebbe essere veramente una cavolata. Ta-da! Eccolo qui, ormai ci siamo. Comunque avete capito che anche il carrello è molto semplice, se ci sono riuscito io molto probabilmente ci riuscirete anche voi, visto che comunque non sono una cima per queste cose. Allora, come potete vedere qua dietro la nostra auto, abbiamo il nostro carrello che quando si impennerà noi riusciamo a mantenerla giù. Dovremo montare appunto il pirullo dietro per non far impennare la macchinina, diciamo, in questa posizione. Ovviamente dopo ci guarderò un po' meglio. E niente, per quanto riguarda l'unboxing e il primo contatto con questa bestiolina, è tutto e noi ci vediamo con la prova, lo speed test e le considerazioni finali appena riuscirò a fare la recensione. Detto questo, noi ci vediamo col prossimo video. Ciao! Notare qua che bestia, ragazzi, guardate qui, ve la faccio vedere un po' più da vicino, ok, ve la porto qui davanti alla telecamera, guardate che bestia, olè. Rispetto alle altre, diciamo che, non so se avete visto gli altri video, questo dovrebbe essere il doppio rispetto all'altra. Molto più pesante, quindi già le altre erano resistenti, questa dovrebbe essere ancora più resistente e ovviamente dovrebbe anche andare più forte. Ok? Noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!